atteggiamento da un punto di vista psicologico, deve saper giocare il gioco della seduzione, perché altrimenti non riuscirà mai a diventare l'unica, ma verrà ignorata e sarà intercambiabile con tanti altri, quindi sarà considerata completamente intercambiabile. Quindi uno dei principali ostacoli poi è la paura di essere abbandonati e la paura di essere rifiutati, che devono essere superate queste cose. Ora, perché un uomo ti ignora? Allora, un uomo ti ignora per diverse motivazioni, che possono essere positive o negative. Quindi, e qua sta l'abilità della seduttrice, quella di capire perché un uomo ti ignora. Ti può ignorare per diversi motivi. Primo, perché tu l'hai saturato, e questo è il motivo più banale e comune, cioè ti sei data troppo disponibile, quindi lui ti lascia lì, ti ignora, ogni tanto ti cercherà, però. Ecco, in questi casi, quando ti ignora perché tu l'hai saturato, che succede? Che non ti ignora totalmente, ma ti ignora semplicemente cercando di darti le briciole, perché di fatto un uomo va sempre alla ricerca di sesso a basso contenuto, diciamo, energetico. Quando invece ti lascia e si mette direttamente con un'altra, è perché tu l'hai saturato, non gli interessi più, non hai più seduttività nei suoi confronti. Cioè, se lui ti lascia e si mette con un'altra, è perché tu hai fatto grossi errori strategici nella seduzione. Cioè, magari ti terrà lì, ogni tanto magari ti farà un po' di orbiting, si manifesterà. Ma soprattutto perché lo farà? Ma soprattutto lo farà perché magari ogni tanto ti potrà vedere come uno svuotamento delle palline da tennis, fondamentalmente. Ti potrà vedere, saluto panato, spanato, ti potrà vedere come uno svuotamento delle palline da tennis. Quindi devi fare attenzione, diciamo, a questa gestione. Poi ti potrebbe ignorare invece, essendo coinvolto con te, ti potrebbe ignorare utilizzando semplicemente una strategia, perché ha capito che, o perché ha studiato, o perché non ha studiato, che se ti ignora tu ti agganci molto di più. E quindi, tra l'altro, questo farà sì che ti ignorerà ancora di più, perché è come se tu andassi a rafforzare, è come se tu andassi a rafforzare il tuo, come possiamo dire, è come se tu andassi a rafforzare il fatto che lui ti ignora. Cioè, se lui ti ignora, quando inizia a ignorarti, tu inizi a cercarlo, lui ti ignorerà ancora di più, perché tu di fatto sarai andata a rafforzare questo comportamento. Invece, la cosa migliore da fare quando una persona ti ignora è mettere una cosa eco speculare. Ma soprattutto il punto fondamentale è quello che quando una persona ti ignora, tu non è che devi stare a aspettare, devi subito andare a scopare con qualcun altro, devi subito fare sesso con qualcun altro. Salutiamo anche Roxy Rosa, devi subito perlomeno flirtare con altri, cercare di trovare la persona giusta, magari non proprio sotto casa di questa persona, no? Perché l'ideale sarebbe trovare una persona che ti piace. Magari non proprio sotto casa, perché lui non deve sapere, perché dovrà avere il dubbio che tu hai o che non hai qualcuno. Quindi questa persona dovresti trovartela magari in un'altra città, un po' distante, insomma, in modo tale che questa persona non sappia con certezza che tu frequenti qualcuno. È ovvio che se ti vai a cercare qualcuno sotto casa, lui in qualche modo lo capirà, e questo potrebbe far scattare un orgoglio, fondamentalmente. Quindi dobbiamo evitare che scatti un meccanismo di orgoglio, perché allora potrebbe ignorarti proprio per orgoglio, che sarebbe comunque qualcosa di positivo. Quindi, quando questo ti ignora, inizia a coltivare altre relazioni, in modo tale che lui però non sappia, non possa sapere, diciamo, chi frequenti, proprio perché non è magari nello stesso luogo, nella stessa città, eccetera, eccetera, però lo capirà indirettamente, no? Quindi inizierà a pensare, diciamo, inizierà a pensare che c'è un, come possiamo dire, inizierà a pensare che esiste un antagonista presunto, e
e lo capirà.